Che bella giornatina, eh? Bella, grigia. Altro che tutti quei video che faccio col cielo azzurro, ma che... Montagne. Ancora montagne. Una bussola. Forme strane su una roccia. Tutto questo è un prato verde con le mucche. Sono in escursione con l'università per toccare con mano gli argomenti che stiamo trattando in laboratorio di geologia. Studieremo la morfologia di questo posto e la storia di come si è formato. Vedremo gli elementi geologici che lo compongono, faremo misure e le riporteremo su carta. Sono arrivato un po' prima dei miei colleghi. Volevo fare qualche volo con il drone, ma c'è un vento che farebbe precipitare Superman, quindi non credo sia il caso. E allora rimango in macchina a farmi bullizzare dal vento. Vabbè, non lo faccio più. Vabbè, facciamo colazione. La macchina si sta spostando. Fa quasi paura. Arrivati i miei colleghi, non ci mettiamo a fare una seduta spiritica, e quella non è una tavola per rievocare qualche demone, bensì è una carta geologica. Ci servirà per capire che tipo di strutture rocciose abbiamo sotto i piedi e intorno a noi, la loro età e che tipo di processi hanno subito. Ma questa carta qualcuno la deve pur fare, e il nostro esercizio di oggi sarà quello di effettuare rilievi su campo per poi fare un disegno abbozzato della zona che visiteremo. Siamo sul monte Guadagnolo, la montagna più alta dei Monti Prenestini, 1218 metri sul livello del mare. I Monti Prenestini sono i primi rilievi del subappennino laziale. Qui la formazione geologica che osserviamo prende il nome di Membro di Guadagnolo, che è divisa in due parti. Questa rupe è fatta di calcarenite, una roccia formata in parte da calcare e in parte di sabbia, cementati insieme per milioni di anni. Lo spessore varia dai 100 ai 130 metri. In alcuni punti si possono vedere addirittura i segni del moto ondoso di quando tutta questa zona era sommersa dal mare. Si classificano come rocce biocostruite, cioè formate da ex esseri viventi, in questo caso per la maggior parte da briozoi, che sono una specie di corallo che vive in colonie, e anche di foraminiferi, che sono dei protozoi marini di dimensioni millimetriche. Entrambi hanno un guscio fatto proprio di carbonato di calcio che andrà poi a formare la roccia. La successione inferiore, quindi più antica, è fatta di calcare marnoso, rocce fatte sempre di calcare biocostruito e un po' più di argilla. Il suo spessore può variare dai 200 ai 500 metri. A noi ci interessano proprio le linee di separazione di questi strati. Si chiamano limiti. Dobbiamo misurare in che direzione sono orientati rispetto al nord, se e quanto sono inclinati rispetto all'orizzonte e in che direzione si immergono nel terreno. Spiego brevemente. Preciso che sto parlando di rocce sedimentarie, che sono le rocce meno abbondanti sulla Terra, ma che ricoprono gran parte della sua superficie, circa il 75%, quindi è un velo sottilissimo. Sono il risultato dell'erosione, del trasporto, della deposizione e della cementazione di più o meno piccoli frammenti di rocce preesistenti o dai gusci di piccoli animali che morendo si sono depositati in fondo al mare. Queste rocce hanno la caratteristica di sedimentarsi in strati. Ed ecco perché si parla dei principi fondamentali della stratigrafia, a cui dovremo prestare molta attenzione per interpretare correttamente ciò che ci si presenta davanti. Il principio di orizzontalità originaria dice che gli strati si depositano parallelamente alla superficie terrestre. Se sono inclinati o deformati, deve essere avvenuto qualcosa che li ha spinti, piegati e fratturati. Il principio della sovrapposizione, a meno di eccezioni e fidatevi, sono di più le eccezioni, dice che sono più antichi gli strati inferiori, mentre i più giovani sono in alto. Qui abbiamo un esempio di deformazione riconoscibile in una faglia. La faglia è un piano di rottura preferenziale di un volume di roccia.
È un esempio di deformazione fragile. Quando un blocco di roccia è sottoposto a spinte o ad allungamenti tettonici, si frattura secondo dei piani ben precisi. Tutto ciò che c'è sopra al piano di faglia, che può essere più o meno inclinato, prende il nome di tetto. Tutto quello che c'è sotto si chiama letto. In caso il tetto si ribassa, saremo di fronte a una deformazione di tipo estensivo, quindi i due volumi di roccia si stanno allungando e lo spessore crostale diminuisce. Chiameremo la faglia che si genera faglia normale. Mentre se il tetto sale, si avrà un accorciamento orizzontale ed un ispessimento crostale, e quindi saremo in ambiente compressivo, cioè i due volumi di roccia si stanno scontrando. La fratturazione che si creerà sarà una faglia inversa. Lo spostamento dei due blocchi di roccia si chiama rigetto, e spesso si possono incontrare dei segni dovuti alla loro frizione. In questo caso ci sono delle striature bianche, che è il carbonato di calcio presente nella roccia, che si dissolve e riprecipita a causa della pressione e della temperatura generata durante il movimento. La faglia risponde al principio di intersezione, cioè tagliando le varie successioni sicuramente sarà più giovane di loro. Le faglie sono un tipo di deformazione più superficiale. È un tipo di rottura che avviene in tempi brevi e spesso in singoli eventi che danno origine a terremoti. Questo perché grandi stress superficiali incontrano rocce più fredde e rigide rispetto a quelle che si trovano a profondità maggiori, che verranno deformate in altri modi, che poi vedremo. Ora, osservando il piano di faglia esposto e misurando l'angolo di immersione, possiamo stabilire qual è il tetto e qual è il letto, e dedurre che siamo di fronte ad una faglia normale. Io sono salito sul letto, sperando di non addormentarmi. I miei colleghi sono più in basso sul tetto. È ora di dare qualche martellata qui e lì per fare un po' di riconoscimento delle rocce. Le rocce esposte alle intemperie sono alterate e ci nascondono la loro composizione. Noi dobbiamo ricercare nello spacco fresco alcuni elementi chiave. In questo caso stiamo attingendo dallo strato di calcarenite biocostruita, ma si inizia ad intravedere anche una componente marnosa. I cristalli bianchi che si vedono sono le strie di calcite dovute all'azione delle faglie. Sono rocce grano sostenute, cioè sono tenute insieme da una matrice fatta di materiale granulare, con pochissima o assente componente fangosa. Quindi, secondo la classificazione di un tizio di nome Dunham o Dunham, si possono determinare in grainstone. Scendendo lungo un tornante, incontriamo ancora la faglia di prima. In cima alle marne a destra, di colore marroncino, si può vedere la base dello strato di calcare superiore, quasi completamente eroso, che a sinistra è completamente sceso allo stesso livello. E si vede chiaramente qui il taglio del piano di faglia. Arrivati a questo santuario, prendiamo ancora le misure di questa faglia per metterla in carta. Questo sarà l'ultimo esempio di deformazione fragile che osserveremo. Ora è il momento di parlare di deformazione duttile. In parole povere, quando la roccia si piega ma non si spezza. A grandi profondità, lo stress compressivo delle placche tettoniche riesce a deformare le rocce in maniera plastica. Questo perché le rocce sono ad una temperatura maggiore e perché poi ci impiega milioni e milioni di anni. Si piega talmente piano che la roccia assume un comportamento non rigido, aiutato anche dal calore ovviamente. L'intera dorsale dei Monti Prenestini è una piega. Piega che in questo caso, avendo la concavità verso l'alto, si chiama anticlinale. Questa piega è asimmetrica, vuol dire che l'asse che passa per il vertice della cresta è inclinato e i due fianchi non sono uguali. Qui l'asse è inclinato a destra, con il fianco est molto più ripido rispetto a quello a ovest. Al centro delle anticlinali ci sono i territori più antichi, come da principio di sovrapposizione. Mentre se la piega ha la concavità verso l'alto, si chiama sinclinale e i territori più giovani sono al nucleo della piega. Spesso le anticlinali vengono erose alla loro sommità, mentre le sinclinali vengono riempite e appianate dai sedimenti precedentemente erosi e trasportati a valle.
Lo sperone di calcare che affiora qui è sempre lo stesso limite più giovane che ricopriva tutta l'anticlinale ormai erosa, e i suoi resti rimangono così troncati in maniera spettacolare. Ora ci spostiamo all'estremità più a sud di questa piega che chiamiamo Monti Prenestini per osservare un indizio inequivocabile che tutta questa zona una volta era il fondale di un oceano. Qui intanto possiamo vedere sullo sfondo il vulcano dei Colli Albani, che con le sue eruzioni molto più giovani rispetto alla nascita di queste montagne ha completamente coperto e appianato la valle qui sotto con un plateau ignimbritico. Se volete sapere qualcosa di più a riguardo, ho fatto un video dedicato, ma ne continuerò a parlare spesso nei prossimi video. Lo scenario dell'epoca era come le attuali Bahamas, con atolli e isolotti circondati da barriere coralline, che si sono sviluppate sui fondali bassi e ben illuminati, agevolati dal clima caldo tropicale, visto che a quell'epoca eravamo a quelle latitudini, prima che la Pangea si frammentasse. Ebbene, ora quelle barriere coralline le possiamo vedere su questi fianchi come migliaia e migliaia di fossili incastonati nelle rocce. Qui ci troviamo al limite tra i bassi fondali, dove il moto ondoso del mare aperto veniva protetto naturalmente con delle scogliere costruite da fango carbonatico e animali biocostruttori, con gusci molto resistenti. Le rocce che affiorano qui sotto sono esclusivamente calcari, ma abbiamo più difficoltà a riconoscerne la stratificazione proprio perché il mare era più mosso e i gusci degli animali marini che hanno costruito la barriera erano molto più grandi rispetto a situazioni con fondali più profondi e tranquilli come presumibilmente era la zona di Guadagnolo. I primi fossili che incontriamo sono dei gasteropodi, dei molluschi con il guscio dalla forma a spirale. Coralli, questi sono i segni delle colonie dei polipi che li abitano. E le rudiste, dei grandi bivalvi come cozze e vongole, ormai estinte alla fine del Cretacico, quando l'asteroide colpendo la Terra non ha estinto solo i dinosauri. Per orientarci nella scala dei tempi, questa barriera risale al Cretacico. È un periodo che va da circa 140 milioni fino a 70 milioni di anni fa. Qui siamo su terreni più antichi rispetto a dove eravamo a Guadagnolo, le cui formazioni sono inquadrate come formazioni del Miocene, quindi da più o meno 20 milioni fino a 7 milioni di anni fa. Qui a Rocca di Cave affiorano terreni più vecchi perché ci troviamo ad altitudini più basse e comunque i terreni superiori più giovani sono stati erosi. Il sollevamento che dal fondale marino ha fatto diventare montagne queste zone è iniziato nel Pliocene, da circa 5 a 3 milioni di anni fa, quando il blocco della Sardegna e della Corsica ha iniziato a spingere quella che era una catena appenninica appena nata verso i Balcani e sta continuando a fare tuttora. Arriviamo poi alle eruzioni recentissime dei Colli Albani, che sono iniziate mezzo milione di anni fa, che hanno lanciato fino a qui il loro materiale più fino. Infatti, incastrati nelle insenature di questi calcari, si trovano abbondanti minerali provenienti da rocce magmatiche. Un aspetto importante delle rocce calcaree è che soffrono moltissimo l'effetto del carsismo. Vengono degradate dall'azione dell'acqua che ne discioglie il carbonato di calcio e permea sempre più in profondità, scavando grotte, cunicoli, facendo cadere il terreno superiore in depressioni come doline o sinkhole, e alimentano un importantissimo serbatoio idrico per tutte le città del centro Italia. Ora, se vi è venuta sete parlando d'acqua, non bevete questa, perché ci ho trovato questo simpatico paramecio. E mo che è un paramecio? Te lo spiego io cos'è un paramecio! Eccolo, quello è un paramecio! È un organismo unicellulare, un protozoo della famiglia dei ciliati.
ha delle ciglia lungo tutto il corpo che gli permettono di spostarsi. Vive in acqua dolce e stagnante e si nutre di cellule vegetali, di alghe e di muschio. All'interno del suo corpo si vedono i cloroplasti, la sua cena, che il paramecio ne sfrutta la fotosintesi clorofilliana, che ancora continua ad avvenire come nutrimento. Ancora niente tardigrado, ma sento che ci sono vicino, come siamo vicini alla fine del video. E con questo voglio inaugurare una nuova playlist a cui darò un nome di grande fantasia, ma che conterrà comunque i vecchi video fotografici perché contengono molto di questo argomento che è la geologia. Spero che il video vi sia piaciuto e compiete in ordine queste azioni. Iscrivetevi al canale, è gratis e mi aiuterete a crescere con i numeri. Mettete like perché a YouTube piacciono i video con tanti like, commentate per chiedermi o criticarmi qualcosa e condividete il video con più persone possibili. Alla prossima avventura! Ce ne andiamo, va bene? Avete domande? Siete soddisfatti? Molto. Sì. Vabbè, vi chiedo tutto all'esame, eh? Ecco.